del sono, questa azienda, nel senso che questa è una one man company, ok? Qui è disponibile l'azienda, quindi per arrivare qua ho scavalcato due montagne, ok? In realtà dal sito si capisce che io faccio qualsiasi cosa a partire dalla programmazione di microcontrollori fino alla programmazione server, passando per applicazioni multimediali, del gioco, insomma, ho una posso sembrare più giovane, ho una storia vecchia di programmazione, quindi in realtà ho fatto tantissime cose. Però sostanzialmente quello che faccio è lavorare quasi esclusivamente in ambienti Linux, con molto su Linux embedded e molto su microcontrollore e cose del genere. Questo per agganciarci al discorso di quello che vi sto per far vedere. In pratica questa cosa qui viene fuori da un io dico sempre che la necessità è la madre di ogni invenzione. In pratica dicevo il fatto che sono una one man company, questa cosa mi fa capire che io in realtà devo avere un time to market molto molto breve, in quanto essendo una sola risorsa come programmatore nella mia impresa, per forza di cose devo utilizzare delle tecnologie che mi permettono di consegnare il minimo possibile lavoro aziendale. Seconda cosa, io sono un maledetto pignolo, per cui non sono il tipo che la raffazzona praticamente consegna, io sono il tipo che praticamente, cioè magari preferisco dire al cliente, senti aspetta un'altra settimana, perché mi è venuta in mente una cosa, ti riscrivo una parte del software, praticamente, cioè te la consegno tra una settimana. Cioè io sono un tipo del genere, faccio cose del genere. Questa cosa, di cui vi parlo tra un attimo, viene fuori da una esigenza di programmazione. Qualche mese fa un fornitore oleario di Giffoni mi ha commissionato in pratica un lavoro, si tratta in pratica di fare un controllo del processo di lavorazione dell'olio. Significa che loro hanno questo frantoio bello moderno, insomma, con macchine moderne, e avevano necessità di tracciare, era una questione proprio di marchio d'occhio dell'olio in pratica, di tracciare la temperatura di lavorazione durante tutto il ciclo di lavorazione dell'olio. Okay? E quindi io ho realizzato una soluzione mista formata da sostanzialmente un paio di macchine Raspberry Pi e delle schede a microcontrollore Wi-Fi, le quali fanno da sensore, cioè leggono la temperatura di queste grano dove viene macinato, vengono macinati lì, non so bene il processo di lavorazione, non ho detto leggere la temperatura. Okay. E quindi il mio lavoro era quello, ok? Quindi c'è questo microcontrollore che legge queste temperature e le spara su una Raspberry Pi, ok? E questa Raspberry Pi non fa logica di business, la mette sul database e poi loro ci accedono tramite dei tablet, per cui da lì cambiano le fasi di lavorazione, ok? Ha levato l'olio, quante chili d'olio, cioè quante chili di olive. Le olive sono passate in lavaggio, poi passano in granulazione, e quindi in pratica si registra tutto il tipo di produzione dell'olio, ok? Quindi questa cosa all'inizio gliela feci con le classiche tecnologie normali web, chi ha sviluppato, chi conosce Flask, io utilizzo principalmente Flask perché è un libro Python per sviluppare applicazioni HTTP e maggiormente si usa molto per le API test. All'inizio l'applicazione io l'avevo fatta con la classica REST API, okay, quindi un'applicazione in Python con Flask che forniva soltanto i dati su una REST API, se qualcuno non sa che cos'è una REST API io spiego, e poi c'era una parte AngularJS che faceva, visualizzava un'interfaccia carina, utente, ok? E quando però si fa questo tipo di applicazioni c'è il discorso del fatto dell'on-calling, ok? Cioè io sull'interfaccia utente ho necessità di dover vedere un aggiornamento continuo dei dati. Se ho un processo di lavorazione che mi sta dicendo la temperatura dell'olio, ok? Oppure quelle cose, cioè,
dati che cambiano velocemente, significa che il mio browser web deve fare delle chiamate continue alla REST API. Ok, dammi la temperatura, dammi la temperatura. E questa cosa la si fa ogni secondo, la si fa ogni mezzo secondo, ogni 5 secondi, a seconda in pratica dell'applicazione, cioè del livello di dettaglio che vogliamo avere sui dati, okay? Cioè sul livello di aggiornamento. Tutta questa cosa è molto scomoda, perché significa che il mio browser e anche il mio server starà lavorando anche quando non è necessario, perché a me non mi serve andare a chiedere ogni secondo i dati, anche se i dati non sono cambiati. Però in realtà io non posso sapere se i dati sono cambiati se non li chiedo al server. Okay. La cosa più logica in questo caso è passare a un funzionamento ad eventi, cioè significa io vengo informato, cioè il mio browser viene informato del cambiamento dei dati solo quando c'è effettivamente un cambiamento dei dati. Okay. E questa cosa la si fa in modo molto molto semplice utilizzando, invece di chiamate REST HTTP GET normale, quindi classico JSON che va avanti indietro, una bella web socket. Chi ha mai usato una web socket sa che praticamente c'è la web socket, è qualcosa di completamente immediato, nel senso che il browser stabilisce un collegamento che è sostanzialmente persistente tramite questa web socket call center quando c'è un canale aperto, è lì, ma non passa da lì. Nel momento in cui bidirezionale, nel momento in cui il server scrive qualcosa sulla socket, noi automaticamente arriva quell'evento lì, quindi facciamo qualche cosa. Okay. Quindi in realtà questo progetto qui l'ho realizzato, questo l'ho pushato ieri sera alle 10:30 su GitHub in pratica. Che cosa ho fatto? Ho preso, pensando di aver fatto una cosa carina, ho preso in realtà questo codice che c'era alla base di questo lavoro che sto consegnando a questo cliente. Ho estrapolato, ne ho fatto una demo e l'ho messa su GitHub, okay, che è quella che vi farò vedere adesso. Questa demo qui, allora, come vi dicevo, in pratica è formata da Python, da un broker MQTT, vi dico adesso che cos'è MQTT, e in pratica, tra l'altro vado un attimo su Wikipedia, così troviamo la definizione. Io, siccome per una serie di ragioni non ho fatto spazio, perché preferisco far vedere il codice finale al momento, perché in realtà è qualcosa di completamente pratico, sono una persona molto pragmatica, quindi diciamo in questo caso le slide non sarebbero servite quasi a niente. Praticamente allora MQTT, allora ci vediamo tra un attimo, vi faccio vedere anche l'architettura dell'applicazione. L'applicazione che vedremo è formata da questa cosa qui, guardate. Sì, è una slide, però questa qui sta caricata su GitHub per far capire anche come funziona la cosa. Allora, in pratica abbiamo il tutto che gira attorno a questo componente qui. Okay. Questo componente qui è un broker MQTT. Un broker MQTT non è altro che una centrale messaggi. Okay. Cioè significa un server, un'applicazione che gira da qualche parte, e vi dico ed è estremamente piccola questa applicazione, cioè il tutto che vedete qui gira in maniera molto molto comoda su una Raspberry Pi 1 e gira veloce. Quindi questo MQTT Broker, MQTT è un protocollo lightweight, leggero, per l'interscambio di dati ed è attualmente la soluzione migliore sulle applicazioni IoT. Significa quelle applicazioni Internet of Things, dove ci sono dei passaggi di dati molto molto piccoli, dei pacchetti di dati molto molto piccoli, ma magari ci sono molti pacchetti del genere, perché parliamo di applicazioni IoT dove ci possono essere disposte sul territorio centinaia di migliaia magari di sensori ambientali, il frigorifero smart, la lavatrice ultra, che vanno tutti quanti a parlare su questi micro server. Okay? Quindi i pacchetti dati sono di breve piccole quantità di dati, ma sono. Okay. La cosa però
ultra figa di MQTT non è il fatto che è semplicemente una ricevitore di messaggi, sta nel meccanismo PubSub. Il meccanismo PubSub sta per Publisher Subscriber. Significa, ci sono io che pubblico un qualche cosa e ci sono dall'altra parte tanti potenziali subscribers. Cioè vuol dire, se l'applicazione ha scrive, che ne so, se il frigorifero smart scrive, ah, è stata aperta la porta del frigorifero, dall'altra parte se c'è qualcuno interessato ad avere il messaggio di quando si apre la porta del frigorifero, allora quel qualcuno fa subscribe su quel canale, quel topic in pratica, dove il frigorifero sta postando queste cose. Se ha l'applicazione dall'altra parte, il frigorifero sta aperto, non sottoscrive quel canale. Quindi questa cosa è estremamente semplice come funzionamento, ma è molto molto potente, perché in realtà a noi basta sapere quali sono i canali che vogliamo sottoscrivere e possiamo gestire tutto quello che vogliamo, cioè nell'ambito dell'insieme dell'applicazione. Allora, in realtà l'unica cosa che io ho scritto qua di questo progetto è questo pezzetto qua, domino MQTT, okay? Che è semplicemente una classe in Python, e poi quello che ho fatto è stato formalizzare tutta un'architettura prendendo lo stato dell'arte, secondo me, delle tecnologie attuali per quanto riguarda questo genere di cose. Quindi in pratica come funziona? Cioè nel progetto che poi trovate su GitHub, che è un'applicazione funzionante al 100%, ve la faccio vedere girare adesso. Allora ci sono questi sostanzialmente tre componenti. Cioè questo che è il componente più importante, che io ho chiamato Logic Worker, che praticamente cioè è l'elaboratore della logica dell'applicazione, che è un client per MQTT. Poi c'è in pratica quest'altra parte di applicazione che è View Server, che invece è un altro client del MQTT, quindi va sempre a parlare con il MQTT centrale, però è formata da un'applicazione Flask con socket IO per gestire il web socket, e poi c'è Angular.js per la parte front-end, dove c'è un'interfaccia grafica fatta con Bootstrap, Angular.js, che vedremo tra un attimo. E poi questa cosa qua poi dialoga con l'utente, fornendo praticamente la classica interfaccia web per l'utente, e questa cosa cioè, poi sarà bidirezionale. Quest'ultimo pezzo qui è una cosa che in realtà è un sensor client fake, nel senso che nel mondo reale, nell'applicazione che poi faccio io, tutta questa parte c'è, ma questa parte qui è sostituita da piccole schede, principalmente di solito che faccio dialogare in wifi, dove poi, ecco nell'esempio di prima del fratello Leario, in pratica questa cosa qui è fatta da una piccola scheda elettronica con una nota MCU, quindi praticamente una specie di Arduino per wifi, la quale sta collegata alle sonde di temperatura, legge le temperature e le manda sul broker. Ma con microfono? No, come dire, vero, lasciare con Arduino standard, cioè con C++. Ok, quindi tenete a mente questo qui. Ok. Questo PAHO che diciamo. PAHO è l'implementazione di MQTT, perché è una libreria per dialogare con MQTT. Ah, Eclipse Foundation. Mi sembra Eclipse, sì, infatti. Allora, Moschitto è invece, vedete che ha un'assonanza con MQTT, ovviamente, è un'implementazione di MQTT, di un blog di MQTT open source, in pratica. Okay. Un attimo su MQTT, in pratica, in realtà il nome è un po', cioè c'è qualcuno che interpreta in un modo, qualcuno in un altro, praticamente cioè, sostanzialmente si dice che è un meccanismo basato sul publish e subscribe, lightweight messaging, quindi praticamente messaggistica molto leggera, un protocollo di messaggistica leggera, per essere usato, cioè che è scritto sulla base del protocollo di TCP/IP, sostanzialmente sono le risorse.
niente di più. Tutta la parte importante è il meccanismo avanzato. Ok. Allora, vediamo un attimo il codice. Il codice è questo qui, questo che vedete adesso è il pacchetto caricato su GitHub che ho scaricato con Git proprio su questa macchina. Allora, vediamo che c'è la parte principale che è questa. Allora, innanzitutto lancio un terminale e devo far partire. Purtroppo su Debian, praticamente c'è cioè, Moskito e gira solo su se sei amministratore. Allora, scusa, questo è un Debian derivato di Debian. Ma io sono molto vecchio, specie l'interfaccia che mi hanno detto. No, quindi sono per me. No, non gira proprio. Allora, ho fatto partire un'istanza di Moskito. Ok, adesso stanno girando Moskito sulla volta 1883 su questa macchina. Ok. Moskito sarebbe il broker. Il broker di messaggi. Quindi è soltanto il centro messaggio, cioè è uno smistatore. Quello che una volta si chiamava in altri linguaggi, io purtroppo vengo da una forte esperienza in Java, che poi per fortuna ho abbandonato, perché il fico comune ho. E quella cosa che si chiamava in Java un dispatcher, un message dispatcher, cioè un dispacciatore di messaggi, cioè arriva una cosa e non so chi arrivare. Ok? Questa è l'evoluzione. Allora, poi abbiamo, in pratica, facciamo partire questo logic worker. Quindi adesso apro una nuova shell. Quindi adesso io ho caricato ho abilitato l'ambiente virtuale di cui ho già scaricato i pacchetti da internet. E quindi faccio partire. Cosa che può essere utilizzata anche per avere più versioni di Python sulla stessa macchina. Esatto. Allora adesso faccio partire praticamente cioè la parte di logica della mia applicazione. Questa seconda applicazione in questo caso si è connessa. Vedete, connected with result code 0 si è connessa praticamente al Moskito. Infatti Moskito ha rilevato che c'è stata una connessione praticamente da parte di quell'applicazione e ha rilevato delle richieste di subscribe, cioè di sottoscrizione di messaggi, e comunque faccio vedere il codice praticamente dopo. Allora, poi ho bisogno di far partire l'interfaccia utente. Anche lei si è connesso al Moskito centrale. Okay. Infatti adesso vediamo che ci sono altre richieste di connessione, praticamente c'è il frontend che sono la parte gestita dal frontend. A questo punto apro il browser, punto a localhost 5000, perché ho dato la localhost 5000, si è scompilata tutta la pagina footstep, perché sarebbe molto più carina, perché vabbè adesso sì, infatti. Allora, in pratica abbiamo praticamente cioè questa una cosa finta, ok, diciamo che simula più o meno una casa, ok, che l'IoT si usa molto per queste cose, si porta molto per esempio, cioè la casa domotica, ma la domotica è andata morta, però insomma vabbè, lasciamo stare, dove io ho simulato delle aree della casa, la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il bagno e il garage, ok? Abbiamo poi delle azioni che possiamo aprire e chiudere la porta del garage.
E poi abbiamo praticamente cioè, dei warning e degli alert che ci arriveranno dall'applicazione. Fin qui l'applicazione sta girando una sacca di sua. Perché? Perché in realtà non stiamo avendo nessun dato dalla parte di sensoristica elettronica che va a parlare con questa applicazione. Quindi facciamo partire un'istanza fake del coso fake che mandi i dati. Ma è JetBrains, eh? Questa idea qua è JetBrains. Sì, JetBrains. È basato sul magnifico intelligente. Sì. Coding. Non sapevo dove c'è. Quindi questo qua è il gestore della logica.
questo ovviamente non è un server, è anche lui un client, per esempio, tutti i tipi. In questo caso ovviamente l'unico server in tutto il giro qui è solo uno scritto, quindi è MQTT. Cioè anche il gestore della roba normalmente uno lo penserebbe come un server, in pratica, in realtà non è, cioè è un altro coso che si è agganciato al broker dei messaggi e gli chiede di sottoscrivere in pratica dei messaggi. Allora questo coso è l'unica parte di 12.000 che magari adesso vedremo, però lasciamo che lo in pratica è un meccanismo. Allora, funziona così: uno, si crea praticamente un'istanza di questo domino. Due, bisogna praticamente aggiungere le sottoscrizioni dei topic che ci interessa leggere e elaborare, praticamente, facendo semplicemente una riga del genere. Domino, subscribe, sensor data, qualcosa. Questa sintassi qua, sensor data, cioè qualcosa, slash qualcosa, slash qualcosa, è uno standard tipico di MQTT. Cioè i messaggi si vanno a si va a creare una specie di gerarchia, in pratica, cioè utilizzando un path in questo modo, cioè tutti maiuscoli cosa slash. In questo caso sensor data slash dash significa sottoscrivi tutto il canale, cioè tutte le cose che vengono pubblicate sensor data qualcosa. Ok? La stessa cosa sottoscrivi tutti i messaggi user qualcosa, ok? E poi di seguito, whatever you need. Okay. Fatto questo, terzo punto, dobbiamo andare a definire i nostri handler per i topic. Ok, cioè nel senso, questo è un decoratore sostanzialmente che ho fatto io, l'unica cosa che fa funzionare questa cosa, gli va a dire questa tecnica, questa funzione Python, è un gestore di eventi che devi chiamare quando ti arriva questo messaggio. Senza dato, ti ripeto. Ok? Quindi chiamiamo questo. In questi gestori di eventi possiamo andare a... ci arriva in pratica i dati contenuti nel messaggio che ci arrivano in quella variabile di data. Ok? In questo caso io ho assunto, perché lo so, perché l'applicazione l'ho scritta io, che praticamente quando mi viene mandato il messaggio sensor data template, il pacchetto di dati in quel caso è in JSON, che so, praticamente è in JSON, ok? E quindi mi vado a leggere il JSON, e lo vado a passare. Quindi in questo caso payload adesso contiene un dictionary standard Python, dopo che ho fatto questa cosa. Fatto questo, posso fare quello che voglio, praticamente. In questo caso vado a gestire se la temperatura della camera da letto supera i 20 gradi, io posso andare a ripubblicare un evento su MQTT. Faccio un domino public sotto questo front end event warning hot temperature in bedroom. Ok, quindi in pratica questa cosa la vedete girare qui, vedete praticamente questa cosa qua, perché arriva in pratica, cioè quando arriva un dato arriva praticamente questa cosa hot temperature in bedroom, okay. Con vedete che i payload dei dati sono in formato cinico, tranne per questo. Cioè questo è il plain text, gli altri sono in JSON. Quindi allora, poi praticamente non è che devo per forza, cioè non sono limitato a fare quello. Cioè io qua ho rilevato l'evento, l'evento di warning, e quindi questa cosa può anche non essere eseguita se non c'è il warning. Poi alla fine, siccome ho ricevuto in pratica il pacchetto di dati delle temperature dal sensore elettronico, li voglio far apparire sulla schermata web, quindi alla fine comunque pubblico come JSON, in questo caso, vedete la differenza, publish plaintext, publish as JSON, su questo topic vado a pubblicare praticamente questo payload che mi è arrivato, quindi pari come mi è arrivato dalla scheda elettronica, e questo payload semplicemente contiene le temperature, infatti lo vediamo.
c'è praticamente un JSON dove c'è temperatura, garage, bathroom, kitchen, living room, con tutti i valori. Okay. Quindi semplicemente questo dato qua lo vado comunque a pubblicare sulle MQTT sotto questo topic. E questa cosa arriva, ma adesso vediamo come arriva, praticamente c'è la parte view. Ok? Poi ho simulato anche la presenza umana, nel senso che per dire, cioè magari queste schede elettroniche possono pure andare a fare un controllo di intrusione, ok? Per cui intrusione, che ne so, i ladri nel garage, ok? E quindi in pratica ho rilevato, ogni tanto faccio mandare a random rilevata presenza umana nel garage, okay? E quindi lo vedete qua. Ogni tanto esce un alert rosso, rilevata presenza umana in area garage, ok? E poi viene anche logata, ok? Allora, questa cosa viene fatta, in questo caso la faccio fare, cioè da un altro handler, ok? Cioè gli dico, prendo questa funzione qua, è una callback semplice, fammi ad eseguire questa roba quando ti arriva la presenza, ok? Qua sostanzialmente non faccio niente, cioè nel senso che non faccio elaborazione, pari uno mi arriva il dato, così lo vado a sparare sulla cosa, cioè non faccio niente. E poi infine vado a gestire in pratica la richiesta utente quando clicchiamo su quei due bottoni apri e chiude porta del garage, ok? Perché l'applicazione quando clicco su apri e chiude porta, più di porta, in realtà non sta mandando al server, sta comunque mandando sul uno scritto, ovviamente questa richiesta. E io ovviamente da questa parte devo andare a rilevare questa cosa, devo aprire fisicamente la porta del garage. Okay. Quindi in pratica, con lo stesso meccanismo, ricevo il payload, lo parso, vado a controllare, ok, se dentro a quel messaggio ci sarà scritto classe user request e come data garage door open, cioè lo scritto di puntare. Però questa è tutta la cosa libera, cioè questo formato di questi messaggi JSON, io dici sì, no, così non è che c'è una regola, okay. E quindi praticamente vado a gestire questa cosa, se questa cosa qui assumo praticamente di aver processato fisicamente la richiesta qui, cioè questo è il pacchetto di dati che mi ha arrivato. Quindi assumo che io ho aperto la porta del garage, cioè ho chiamato una scheda elettronica che mi ha aperto la porta del garage. Okay. Alla fine dico ok, porta del garage aperta. Prendo questo pacchetto di dati e dico pubblica questa cosa, praticamente frontend, sul canale frontend installato su play. E quindi vedete che io ho fatto un giro di quando praticamente clicco qui. Questo qui fa il giro sul coso del centro messaggi, dal centro messaggi arriva nell'applicazione che c'è che elabora e poi mi va a dire ok, a posto aperto. Infatti questa cosa è andata aperta praticamente sul garage door. Vedete che non c'è l'altro assolutamente, anche nel locale, c'è l'applicazione tutta locale. Però vi dico che è talmente semplice come un'occupazione di banda praticamente. Occupazione a livello di risorse hardware, cioè gira benissimo, cioè, tutto questo insieme qua gira benissimo tutto assieme, compreso anche l'accesso, compreso qual è, però c'è studente, però compreso anche la parte più pratica del server web, tutto su una singola Raspberry Pi 1, quindi non Raspberry Pi 3 che magari allora, poi direttamente Flask. Sì, vabbè, nel senso che non, quello che faccio io, diciamo che in quel frangente c'è sostanzialmente una 4-5 tablet connessi, non ha senso mettere un web site tipo un jeans, 4-5 tablet, il traffico lo so, va benissimo con la scheda sua. Ok, passiamo un attimo a il server per il più semplice, questo qua è un po' più complesso in realtà perché c'è un'applicazione classica. Allora vediamo che in realtà è come se fosse un'applicazione classica estesa, cioè è una normale applicazione classica. Se qualcuno non sa cos'è Flask magari glielo spiego,
che ha in più un'estensione del sottotema. Ok? E vabbè, questo è un negozio che potrei usare indipendentemente gli stessi dati. Allora, niente, cioè, tutto avviene in questo momento. C'è un thread che si connette alle istanze di MQTT e quindi sempre connesso a MQTT, e quando gli arriva qualche messaggio che lui ha sottoscritto, in pratica informa l'applicazione principale. Okay. Queste due connect, un connect e un message, in pratica vengono eseguite quando ci si connette alle istanze MQTT e quando ci arriva qualche messaggio da MQTT. Questo ci arriva qualche messaggio da MQTT avviene grazie alla sottoscrizione dei canali. Cioè, nel momento in cui io mi connetto fisicamente all'istanza di MQTT che sto girando, gli dico: sottoscrivimi questi canali, mi serve sta roba. Ok, quindi praticamente mi serve front-end, mi serve in questo caso abbiamo sottoscritto soltanto il canale front-end, perché ho deciso di far arrivare tutti i dati sulla parte front-end solo sul canale front-end, per stare tranquilli. Okay. Quindi quando arriverà qualsiasi cosa su questo topic verrà chiamata questa connect, la quale in questo caso non fa nient'altro che pigliarmi questo messaggio da MQTT e rispedirlo sulla socket, sulla web socket. Ok. Dall'altra parte, vabbè, questi li vediamo da un attimo, e vabbè, poi qua in realtà è la main application, praticamente, quindi qua si crea l'applicazione, si fa partire il thread, quindi questa è la main application. Sulla parte web, quindi praticamente c'è ancora JS proprio nel proprio. Vediamo. Sulla parte HTML vediamo che semplicemente
c'è il, in pratica viene riportato quel valore, in questo caso dentro il kitchen, nell'errore di Grove, quell'ora significa, se è null, praticamente scrivi trattino trattino trattino, perché non è riportato. Quindi in tempo reale, ogni volta che, cioè, chi sa angolo sa benissimo che la potenza di angolo è questa, è fatto di, nel momento in cui si modifica il model dei dati, la view di quel dato si modifica istantaneamente senza fare codice, cioè senza fare codice a mano, cioè a fine o altro. Cioè questa è la cosa bella di Angular, ok? Ovviamente qua sto parlando di Angular JS versione 1, non sono passato ancora alla versione 2 perché la trovo un po' traumatica, trovo un po' pesante rispetto all'immediatezza di Angular 2. E Python, parliamo di Python 2, non Python 3. Okay, perché stesso discorso, non ho il tempo di aggiornarmi, cioè devo uscire bene su qualcosa che conosco bene adesso e poi mi aggiornerò col tempo, se penso che si sta bene. Quindi ci siamo sparati, quale tempo? Stessa cosa faria per gestire quando arrivano i working e quando arrivano gli alert, ok? Funziona allo stesso modo, solo che in qualche caso in pratica faccio uscire magari praticamente c'è anche un toaster, cioè quegli affarini nella sua testa, ok? E poi invece questi qua sono delle funzioni agganciate all'on click dei due bottoni. In pratica, quando clicchiamo sul bottone open, cioè quello lì per aprire la porta del garage, viene chiamata questa funzione, la quale fa il meccanismo al contrario. In pratica emette sulla socket un messaggio in JSON, cioè vabbè, JSON perché ho chiamato così il canale JSON, gli vado a mandare un messaggio. Class user request data garage.open. Ovviamente questo lo deciso io, cioè mi sono cose completamente diverse. Quindi in pratica questo messaggio qua istantaneamente tramite quel socket arriva al il gestore della logica, il gestore della logica, praticamente. Allora fatemi pensare se io faccio qualcosa. Il fake sensor, esatto. Questo che è solo qua. Allora. Si dà la in produzione sono schede Arduino o altre. Allora, questo fake sensor in pratica utilizza comunque una versione di comunità per fare subscribe dei canali, grazie. Questo thread è a parte perché in realtà il thread principale dell'applicazione è questo qui, domino un sistema del context, ok? Quindi perciò questa cosa deve stare in thread. Questa cosa che sta in thread è semplicemente uno stupidissimo run che ogni 4 secondi, allora aspetta 4 secondi, poi si inventa delle temperature a caso, praticamente per i dati, e li pubblica come JSON sul canale JSON della temperatura, okay. Poi simula una presenza fake umana semplicemente facendo un random, cioè un valore random tra 1 e 1000. Se il valore è maggiore di 500, allora ci siamo inventati che entra l'uomo, okay. Quindi se succede questa cosa, pubblica come JSON anche praticamente non c'è un alert senza un dato, ok? E questo ogni 4 secondi e la video di succedere praticamente in questo caso sta facendo questa cosa, ok? Questa cosa qui ovviamente è pubblica, è di pubblico dominio da ieri sera, lo potete raggiungere
Potete aggiungerla praticamente qui, adesso, su GitHub, in pratica, se c'è questa sotto, Startup Scaling Solutions, secondo me, così di Startup. E c'è più o meno abbastanza documentazione, più o meno spiegata nel ritmo del progetto, infatti sono tutti passi, cioè non c'è proprio una spiegazione, però il codice è talmente stupido e semplice che quelle 3-4 righe di commenti secondo me bastano abbondantemente solo per far funzionare il progetto. E quindi se questa cosa vi può piacere, può servire per qualche applicazione, cioè fate quello che volete, cioè. Dato che ha ricevuto dal broker e gli è arrivato dalla scrittura, e rimanda al domando messaggio che poi prenderà il lo fa sempre anche quando non cambia nessuna temperatura. Se io adesso spingo il... Dopo un po' di tempo, in pratica,
arriverà un buy time out a questo client, perché lui ha un keep alive definibile, in questo caso sta messo a 60 secondi. Cioè, se nel momento in cui lui ha beccato l'errore di caduta del cliente, passare 60 secondi non si fa più vedere, quindi dice ok, allora è morto. Ok, quindi poi c'è un errore con nessuno e tutti questi messaggi comunque sono gestibili. Basta sottoscrivere questi canali. E poi okay. Altre domande? Come vuoi dire che dominano tutti i team? Ah, hai ragione, dominano tutti i team in pratica è una bellissima classe. Allora, stupida per te, ricordo. No, veramente stupida. Allora, domino, io vi dicevo prima che io ho avuto, ahimè, un passato da programmatore Java. E questa cosa mi ha segnato molto quando ho cominciato a scrivere questa applicazione ancora con in destra le cose assurde di Java, per cui tu per fare una cosa devi creare una latter, devi derivare da io voglio questo dolce, devi implementare un factor così, cioè devi dire 50 classi che fanno una cosa banale. All'inizio questo domino era perché questo tipo di applicazione, cioè questa architettura era creata tutta a pezzetti come un domino. Cioè, allora a me che mi serviva una cosa che quando avevo un messaggio scrivere sul database, io creavo tutta una catena di eventi agganciando uno sull'altro variante delle cose e alla fine succedeva qualche cosa. Dopo che cominciai a scriverlo per 2 o 3 giorni, cioè impazzivo solo io praticamente a pensare a questa cosa, che era inebaccabile, quindi praticamente cioè, alla fine tutto quello è diventato questa semplicissima classe qua. Dove la cosa più importante è un decoratore. In Python, allora in pratica la cosa più importante è quella handler che abbiamo visto prima, quando noi diciamo l'handler di quando arriva la classe. Questa cosa qua è fatta con un decoratore. I decoratori di Python sono delle cose che permettono di fare delle funzioni, cioè ci fanno una decorazione alla funzione, però gli danno qualche, come un'estensione di una classe, però non un'estensione di una classe, l'estensione di una funzione di una classe, è un meccanismo un po' particolare, ma molto molto potente in Python, che tra l'altro si usa in Java, i decoratori, insomma si usa, no? E anche la tengo accesa, come il C-Sharp, per quanto ne so. Allora, questa cosa qua, semplicemente in questa classe ci sono tutti quei messaggi di base per pubblicare con JSON, sottoscrivere un canale, connettersi praticamente a una istanza di RQTT e poi in automatico, in pratica, lui, questa classe qui, quando gira, va semplicemente a gestire le sottoscrizioni e gli andrà in automatico e gli messaggi esiste. Cioè, sostanzialmente che esiste, fa partire le contesti in base a quello che gli abbiamo detto noi. Ok, veramente sono pochissime le cose, è molto molto facile da capire. Questa è la classe 70 righe con questi spazi. Questa è l'unica parte di cose che veramente mia in questa cosa. Tutto il resto è stato mettere assieme un po' le cose che io ritengo molto importanti.